Tracciare le spese è un processo fondamentale quanto noioso e lungo. È quindi necessario trovare un software, un'applicazione che permetta di rendere questa attività facile, veloce e intuitiva soprattutto. E nel video di oggi vi andrò a parlare della soluzione che ho trovato io. Benvenuti tutti in questo nuovo video, io sono Lorenzo e oggi, come avrete letto dal titolo, parliamo di spese, gestione di entrate e di uscite, quindi budgeting personale. Andremo a vedere quella che è l'applicazione che utilizzo io per gestire tutte quelle che sono principalmente le mie spese, visto che le entrate in realtà non ci sono purtroppo, però questa applicazione permetterebbe anche di aggiungere entrate e di fornirvi dei resoconti che possono anche poi essere suddivisi per le varie categorie, come spese per regali, per la spesa in sé, quindi spesa alimentare, per l'automobile. Ci sono una quantità di categorie veramente infinita. L'applicazione naturalmente è gratuita, anche se ultimamente sta aggiungendo un po' di pubblicità al suo interno per essere un po' più sostenibile, ma non sono comunque invasive, io riesco ad utilizzarla senza alcun problema. Andando ad acquistare quello che è il pacchetto lifetime oppure quello mensile, sbloccate alcune funzionalità che vi possono permettere di vedere magari dei grafici più interessanti sulle vostre spese o cose di questo tipo, però io non le trovo così necessarie, mi basta sapere quanto ho speso mese per mese e in che cosa ho speso, quindi se, come dicevo prima, in spese alimentari, regali, uscite a cena e cose così, e direi che questa è la funzionalità più importante. Poi se volete di più potete naturalmente valutare di fare un abbonamento. Per ora non perdiamoci in chiacchiere e incominciamo subito a vedere la schermata di questa applicazione, che si chiama Wallet Buy. Eccoci qui all'interno della schermata e subito vediamo alcuni dati interessanti. Quello in alto a sinistra è un dato che mi fa molto male e sono tutte le spese che ho effettuato negli ultimi praticamente 4 anni. Qui ci sono 4 anni delle mie spese sommati su questo conto che ho chiamato contanti. Come vi dicevo prima, io non vado a segnare le entrate, quindi qui sono proprio solo ed esclusivamente le spese che ho sostenuto. C'è poi qui a destra un tasto che si chiama Aggiungi account, che vi permette di mettere altri conti, quindi al posto di contanti potete mettere il conto di una banca che avete e registrare le spese che fate con quella singola banca. Questa applicazione poi vi permette anche di connettersi con le vostre banche e scaricare in automatico le spese. È una cosa che non vi crea alcun problema, però io personalmente preferisco segnarle a mano perché mi sento più tranquillo. Però c'è ovviamente chi fa anche il collegamento con la banca e non ha mai avuto problemi. Scendendo vediamo, secondo me, già una delle informazioni più importanti, ossia quelle che sono le ultime transazioni. Vediamo qual è l'importo, dove abbiamo fatto questa spesa, anche perché lo scrivo io. L'ultima riga la scrivo sempre io. Infatti vedete che ho scritto che l'ultimo regalo di 9,50 euro l'ho fatto da Action e l'ho fatto il 15 agosto, poi ho fatto un calcetto con i miei amici il 13 agosto, poi vabbè mi segno anche i gol che faccio nella singola partita, però vabbè questo non è direi fondamentale ai fini dell'applicazione, e poi vabbè c'è una spesa che ho fatto dove ho comprato dei cereali che erano in offerta e ho fatto una bella scorta. Scendendo ancora vediamo la prima rendicontazione delle mie spese che ci suddivide le categorie, in particolare abbiamo una suddivisione azzurra che in questo caso rappresenta i regali, e una verde che rappresenta sport e fitness. Durante questo mese, infatti, sono andato a calcetto 2 volte, spendendo un totale di circa 15 euro, e poi ho fatto dei regali per arrivare a un totale appunto di 40 euro spesi dal 1° di agosto fino ad oggi, che è il 19. Per chi se lo stesse chiedendo, sì, segno tutte le spese che faccio, però allo stesso tempo vivo in casa con i miei genitori, quindi le spese potete immaginare che fortunatamente sono poche, almeno quelle che devo sostenere io. Scendendo poi, vediamo appunto come sono state ripartite le maggiori spese che ho fatto. E poi volendo possiamo aggiungere altri widget, come vedete qui ci fa vedere l'andamento del bilancio dove abbiamo vabbè, questi numeri fittizi che ci fanno vedere magari un grafico del nostro portafoglio o comunque del nostro patrimonio. Per me non ha molto senso perché come dicevo non metto le entrate, quindi serve un grafico che va solo scendendo. Poi qui vediamo le spese mensili, poi abbiamo i flussi di cassa, vedete entrate e uscite, il portafoglio di investimenti perché si può aggiungere anche questo, però vedete che c'è il lucchetto, qui è necessario avere la versione a pagamento. Però io per gestire il mio portafoglio di investimenti banalmente utilizzo un foglio di Excel, o meglio un foglio di Google che ha anche i dati che si aggiornano in tempo reale, quindi mi trovo bene con quello, non ho necessità di avere applicazioni. E poi vabbè abbiamo un tasso di cambio che a meno che non abbiate valute diverse dall'euro nel vostro portafoglio direi che non vi interessa. Abbiamo poi una schermata pianificazione che personalmente non ho mai utilizzato, però serve per pianificare magari spese future. Poi abbiamo al centro un tasto verde che cliccandolo ci permette di aggiungere una nuova spesa ed è una cosa veramente molto semplice da fare ed è uno dei motivi per cui uso questa applicazione. Infatti io clicco su quel più verde, poi in realtà ho un altro modo che vi spiego tra poco. Scrivo qua per esempio 15 euro, il conto lascio sempre contanti perché vabbè non ho intenzione di distinguerlo. Poi categoria posso in realtà scrivere, tipo se qua ho fatto un parcheggio devo pagare, scrivo qua parcheggio, altrimenti
Le principali me le suggerisce qui sopra, appunto, solitamente spendo soldi in regali o ristoranti e lo sport, fitness e generi alimentari, e poi vedete che c'è anche altro. Così quando clicchi sei molto più veloce nel scegliere le operazioni che devi fare. Poi scorrendo sotto ci sono tutte le varie opzioni e sono veramente infinite, mi pare che sia possibile anche aggiungerne qualcuno, ma poi forse diventa a pagamento. Comunque davvero trovate tutte le categorie e in ogni caso quando non trovo qualcosa o lo posso aggiungere su altro o lo aggiungo in una categoria simile a queste che racchiudono direi tutte le spese e poi ci metto sotto la nota come avete visto prima, scrivo se ho fatto un calcetto, se ho comprato cosa e robe di questo tipo, quindi poi alla fine tutte le mie spese sono categorizzate molto bene. Dopo di questo possiamo inserire la data, quindi per andare a decretare quello che è il giorno in cui mi ha effettuato la spesa e poi appunto c'è la nota e poi possiamo aggiungere altre cose che anche qui non ho mai utilizzato, possiamo addirittura mettere la foto di quello che abbiamo comprato, la posizione, cioè davvero vi permette di fare un sacco di cose. Io comunque con le funzioni base mi trovo molto bene e aggiungo le mie spese in questa maniera. Abbiamo poi la sezione statistiche, sezione di cui vi parlavo anche all'inizio del video, che vi permette di andare a vedere velocemente più o meno quello che succede nel mese. All'inizio dobbiamo scorrere in basso, poi invece clicchiamo su statistiche abbiamo subito una visuale completa. Possiamo scegliere questo mese, questa settimana, quest'anno dobbiamo pagare, ma non fa niente, mi pare che dal computer si possa vedere e abbiamo praticamente il limite a 12 settimane, però personalmente anche questa è una cosa che io non utilizzo mai. Se devo guardare dati di questo tipo, sapere quanto ho speso durante l'anno, in realtà apro l'applicazione dal computer, infatti c'è il sito, si chiama Wallet Buy, cliccate da lì, fate transazioni, selezionate le transazioni dell'ultimo anno e vi fa vedere tutto gratuitamente. Poi in realtà non è una cosa che si fa spesso, io il telefono lo uso solo per indicare le spese che ho fatto, quindi prendo il telefono, apro l'applicazione, segno la spesa e la chiudo. Quando voglio navigare nelle spese, informarmi su dove ho speso i soldi e così via, mi metto al computer perché personalmente sono più comodo e analizzo tutto da lì. Comunque anche dal telefono potete fare queste cose, perché anche qui nella schermata principale vedete che vi dava già un'indicazione quello che spendete, poi in realtà se entriamo da qui facciamo mostra di più e al posto di questo mese mettiamo quest'anno, vedete che mi fa vedere che io quest'anno ho speso quasi 1000 euro senza dover andare nell'altra schermata e dover pagare, quindi comunque le cose si possono fare, però personalmente la cosa che importa a me dal telefono è solo segnare le spese, poi me ne analizzo dal computer. È anche possibile dal computer scaricarvi un foglio Excel così potete ricategorizzare le spese su Excel, ordinarvele come più vi piace. E infine abbiamo altro dove ci sono le varie funzionalità, possiamo ovviamente comprare l'abbonamento che vediamo quanto costa. Il prima vita costa la bellezza di 60 euro, invece un anno costa 22. Se siete davvero interessati a comprare questa applicazione potete valutare di aspettare il Black Friday che lo scontano quasi sempre. Io l'anno scorso ho tentato di prenderlo, poi in realtà ho valutato che non era proprio necessario spendere tipo 50 euro per un'applicazione, poi vabbè costava un po' di meno con lo sconto, quindi ho lasciato perdere, però magari in futuro un pensierino ce lo facciamo. In ogni caso non è necessario, altrimenti dovrei aggiungere un'ulteriore spesa nell'applicazione e preferirei non farlo. Poi comunque se clicchiamo sulle ultime transazioni vedete che vi fa vedere tutte quelle che ho fatto. Io per esempio, come dicevo prima, sono andato a fare un calcetto, il mese scorso invece sono andato al cinema, ho comprato una pizza, cioè ho mangiato una pizza, ho comprato dei giochi per un cane, ho comprato una cassa Bluetooth, ho comprato le figurine di un videogioco, cioè ho fatto un bel po' di cose ultimamente e poi quando entro in questa schermata scorro un po' e vedo un attimo come ho speso i miei soldi. Quest'anno sto spendendo un po' tantino rispetto al solito, valutando queste spese so anche se devo controllarmi o meno per i prossimi mesi, se devo evitare di spendere oppure se posso darmi una piazza gioia. Tornando poi alla modalità dell'inserimento di nuove spese, quindi quello che vi dicevo prima, ossia il fatto che è possibile inserire una nuova spesa ma non cliccando sul più verde al centro dell'applicazione, è infatti possibile aggiungere un widget alla schermata principale del vostro telefono. Vi faccio vedere quello che ho io. Io ho quindi deciso di aggiungere questo widget verde alla mia schermata principale, ciò mi permette con un semplice clic di poter aggiungere una nuova spesa. Come vedete il tasto è molto comodo, è grande quanto 4 applicazioni praticamente. E se ci clicco mi apre questa schermata dove posso andare appunto ad aggiungere una nuova spesa. La categoria la mettiamo a caso, facciamo bambini, vabbè non ce ne sono però. Ok, mettiamo non lo so, cibo. E a questo punto io posso fare salva e me l'aggiunge. Se clicco salva poi come vedete mi chiede di vedere un annuncio per inserire la mia spesa. Io faccio mostra annuncio, poi in realtà non sono obbligato a vederlo tutto, posso semplicemente chiudere l'applicazione e quando rientrerò nell'applicazione vedete che comunque la spesa me l'ha segnata. Quindi non è necessario stare a guardare un annuncio di un'ora, ma una volta che avete cliccato mostra annuncio potete anche chiudere l'applicazione, la riaprite e la spesa è stata segnata. Questa è una cosa che hanno aggiunto recentemente che rende il processo un po' più noioso, infatti se volete vedere subito la spesa come impatta sulle vostre finanze è un po' scomodo, però è principalmente come dicevo prima, prendo il telefono, lo sblocco, segno la nuova spesa tramite il mio widget e poi chiudo già l'applicazione. Faccio questo movimento giusto per ricordarmi la spesa perché altrimenti se non lo faccio subito non lo faccio mai più e mi richiede pochi secondi. In questo modo andiamo a
soddisfare le condizioni che vi dicevo all'inizio video, quindi rendere questo processo di contabilizzare le spese semplice e veloce, in modo che appunto con due clic sul nostro telefono noi riusciamo a segnare le spese, in modo che poi in futuro, quando ci mettiamo un attimo a fine mese a fare quello che è il nostro budget, il nostro bilancio, vedere entrate e uscite, abbiamo subito un overview su tutto quello che è il nostro patrimonio, tutto quello che è stato il nostro mese. Purtroppo di applicazioni che fanno questo lavoro e lo fanno in modo gratuito non ce ne sono praticamente. Io ormai utilizzo questa da circa 3-4 anni, perché io, come avete visto, ho 6.000 euro di spese, che praticamente con una media di 1.200-1.300 all'anno va appunto fino al 2021-2020 addirittura, ora non mi ricordo bene, però appunto mi trovo molto bene. Ne ho provate diverse, ve lo assicuro, però c'era sempre qualcosa che non andava. Qui mi trovo bene sia a livello grafico che a livello funzionale, e una volta che ho tutto quello che mi serve io poi non mi sposto più, a meno che appunto non spunti un'applicazione che è 100 volte meglio di questa, però ne dubito, perché una volta che con due clic posso segnarmi le spese non ho bisogno di altro. L'unica cosa che mi scoccia un po' è la pubblicità, però vedrò appunto se fare questa spesa al Black Friday, soprattutto se quanto lo scontano e se ne vale la pena, però questa è una cosa che valuterà Lorenzo del futuro. Io quindi spero che questo video vi sia stato d'aiuto, fatemi sapere voi se avete magari un'altra applicazione che reputate migliore di questa, così la posso provare e nel caso ne parlerò in un prossimo video. Fatemi sapere in alternativa se magari questa la conoscevate già e voi cosa ne pensate, e vi invito infine a lasciare un mi piace e un'iscrizione al canale per non perdervi i prossimi contenuti. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, statemi bene.